Ciao a tutti dal vostro iPhone Assist. Volevo parlare un attimo di questo microscopio della Aimscope che ci è arrivato. Il modello l'ho illustrato più volte su Facebook, anche su YouTube, ma comunque se me lo chiedete vi mando il modello preciso. Dunque, questo è un 3,5 180x, cambiando però questa qui che è la focale. Con questa focale da 0,5 abbiamo un'invidiabile distanza di lavoro, guardate un po'. Vedete? Ecco la mia mano. Stiamo sui 40 centimetri circa. Se dobbiamo prendere un centimetro, se lo troviamo, vi faccio vedere che la distanza sicuramente è ottima per poter lavorare comodamente. Faccio un esempio: non è acceso, questo è un saldatore. Io adesso vorrei lavorare qui su questa scheda. Vedete, posso tenere il saldatore tranquillamente in questa posizione e poter lavorare comodamente. Anche per quanto riguarda, che ne so, una lancia, quella per la stazione d'aria calda, invece di stare messo scomodo così, posso stare tranquillamente in questa posizione, non rischio affatto di bruciare nulla. Ecco qui, no? Bene. Per quanto riguarda poi la luce, ho preferito prendere questo anello di luci a LED 144 LED, quindi l'illuminazione è regolabile, va molto forte. C'è un anello dietro qui che possiamo andare ad agire, e vedete, se io lo muovo, la luce si abbassa oppure si spegne del tutto anche o va al massimo. È della Aimscope, si chiama 144S come modello LED 144S, costa sui 60 euro se lo comprate singolo, ma se lo comprate insieme a tutto quanto l'ambaradan cicciccoccò, mi sembra, ve l'ho scritto, sui 430 dollari più la spedizione, che è salatissima, però è una spedizione internazionale e quindi bisogna starci. Dunque, l'unico neo, se possiamo così dire, a proposito, abbiamo due oculari, questi qua sono i cosiddetti 10-20, 10-20, poi abbiamo anche il 20-40, sarebbero quelli che ci conducono questa stazione ad arrivare anche a quella invidiabile, diciamo, distanza di zoom di 180x. Ho montato i 10-20 perché preferisco avere più distanza di lavoro. È chiaro che più zoom, più purtroppo ci avviciniamo e quindi la distanza di lavoro diminuisce, no? Ok? Il ripiano di lavoro è molto largo, guardate qui, tanto spazio di lavoro. Questi poi sono i fermi, no? Per magari poter lavorare comodamente, no? Per quanto riguarda lo stand. Poi abbiamo un telefono di un nostro cliente che non carica la batteria, ma rimane anche fermo sulla mela, quindi poi vedremo da che dipende. Stiamo caricando la sua batteria esternamente per poi renderci conto di qual è il problema. Dicevo, l'unico neo che possiamo dare a questo nostro microscopio, qual è? È che, ah sì, l'attacco qui vedete per la fotocamera, per la camera, quindi è un trinoculare, ma è un trinoculare che bisogna tappare un occhio per poter far funzionare anche la camera. Ne abbiamo comprato un altro modello, del Mescope non c'era questo limite del fatto di dover tappare un occhio. Su questo c'è, vabbè, comunque sia, diciamo, vedete, io le camere non le ho comprate perché questo è un uso principalmente di lavoro, non per fare video, non per prendere foto. Qualche volta ci servisse una foto, la faremo ugualmente, dovremo tappare un occhio. Quindi la parte negativa, se vogliamo, di questo microscopio, che non costa tantissimo, ma nemmeno ve lo regalano, è che bisogna tappare l'occhio, non è un vero e proprio trinoculare. Se avete bisogno quindi di un microscopio a cui non bisogna tappare l'occhio, non bisogna tappare niente, senza limiti, eccetera, dovete prendere un 3,5, ma non 180, 90x, come quello che abbiamo acquistato noi prima di questo. Deve esserci questa scritta Simul Focal. Simul Focal. Col Simul Focal non c'è bisogno di tappare l'occhio, ma potete usare la stereoscopia, quindi essere in stereo guardando e lavorare anche con la camera insieme, ok? Quindi mi raccomando, se volete non tappare nulla, ma lavorare in questo modo, dovete comprare, costa un po' di più, perché mi sembra che quell'altro l'ho pagato 590 dollari, questo invece 430. Però questo è 3,580, quello è 3,590, però vi permette di avere, se dovete fare dei video dimostrativi, delle foto, eccetera, per i vostri clienti, vi permette di avere la stereoscopia e insieme la visione della camera senza dover tappare nulla, ok?
Non era per vantarsi, era per far vedere questo, perché poi molti di voi mi stanno chiedendo, ma le caratteristiche, ma come funziona? Funziona perfetto, si vede benissimo, io dico una figata, proprio bene, 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 soprattutto con questa luce a LED che vedete com'è luminosa, no? E comunque costa, costa. La dogana questa volta sembra che mi abbia un po' graziato, non so nemmeno perché, perché in genere avevano certe botte di dogana. Ci siamo contenuti entro i $100, nonostante l'acquisto, io l'ho messo online, non c'è niente di segreto, era intorno ai 1600 dollari, 70 euro, non so come calcolano la dogana, se fanno con la monetina, non so nulla, io non ho detto nemmeno al fornitore di cambiare qualsiasi formula, posso dire, alcuni fanno, dichiara di meno, io non ho detto niente, anche perché non lo permette questo venditore che è la Emscope. Dirgli qualcosa, per cui me l'ha mandato così come me l'ha mandato, così me lo sono preso. Ok? Bene, questo è tutto. Ciao ciao a tutti dal vostro iPhone Assist.